Ciao ragazzi, bentornati sul canale di gameplay di Ivan Ridoni. In questo video voglio condividere con voi un'idea per un progettino che mi è venuta durante la registrazione di Kirby Superstar. Ci sono state delle fasi su Kirby in cui ho tradotto, o meglio tradotto, con un mezzo macheggio sono andato a sostituire i sottotitoli di alcune frasi nella fase di Meta Knight, in cui comunque alcuni personaggi parlano, e per rendere la cosa un po' più simpatica, un po' più appetibile, sono andato a sovrascrivere in fase di montaggio le parole che venivano pronunciate, le frasi che venivano dette, con frasi tradotte in italiano. Ed è venuta fuori una cosa simpatica, molto arrangiata, molto burro e parmigiano, però simpatica. E mentre lo facevo, proprio durante la registrazione, mi è venuta una mezza idea. Dico, sarebbe carino fare una cosa del genere in grande con Super Mario RPG. Io purtroppo non sono in grado di tradurre la ROM, a parte perché è un lavoro mastodontico e io sono solo. In genere ci vuole più di una persona, uno che si occupa di una cosa, uno che si occupa di un'altra. Tanti anni fa più di una persona provò a tradurre quel gioco. Io ricordo che sui vari siti seguivo l'andazzo della cosa e fremevo, perché l'idea di poter giocare in italiano ad un gioco come Super Mario RPG era una cosa fantastica. Purtroppo entrambi i progetti che erano stati avviati sono stati abbandonati, un po' penso per mancanza di tempo e un po' per tutte le complicazioni che ci sono state, perché da quello che ricordo Super Mario RPG è uno dei giochi per Super Nintendo più fetenti, con più protezioni e in assoluto più difficili da tradurre. Non impossibile, perché non è impossibile, ma comunque è un'operazione che richiede tanto tanto tempo e tanta tanta pazienza. E se io sapessi come fare, vi garantisco che avrei sia il tempo che la pazienza, ma purtroppo non lo so fare, quindi ho pensato a questa possibilità. Se io facessi dei gameplay con Super Mario RPG e in fase di montaggio sovrascrivessi ogni singola scritta, certo non tutte, ovviamente magari non vado a tradurre i menu o le cose, semplicemente il testo dei personaggi, quello che è inerente alla trama, potrebbe essere una cosa carina se fatta bene. È un'idea. E io in realtà un primissimo gameplay ho provato a registrarlo, ma vi parlo proprio, è l'introduzione. Non so però se continuare o no, questo dipenderà penso per lo più dall'indice di gradimento che riceverà, perché vi garantisco ragazzuoli è un lavoro mastodontico, è tanto, c'è tanta tanta roba da fare, poi è un GDR quindi ci sono tonnellate di testi scritti. Dicevo, io un gameplay l'ho già registrato e vorrei condividerlo con voi, quindi io adesso ve lo faccio vedere. Il gameplay, quello che ho fatto con il montaggio e tutto quanto. Lo vediamo insieme e vediamo cosa salta fuori. Metti caso c'è il bot. Oddio, se ci piace fallo. Lo potrei anche portare avanti con calma. Se lo dovessi fare, non vi aspettate, insomma, una puntata al giorno, perché vuoi comunque bisogna fare esperienza, bisogna combattere, quindi un po' di tempo ci vuole. E poi per tutta quanta la fase di montaggio ci vorrà del tempo, però se sarà un lavoro apprezzato, io potrei anche farlo, anche perché in giro per la rete non ho visto nulla del genere. Ci sono le ROM tradotte in italiano, però sono quelle patch incomplete. Ora io poi neanche me le sono giocate al 100%, però a suo tempo Super Mario RPG, quello originale, lo completai al 100%, sbloccai tutto, quindi neanche sarebbe troppo difficile. Però sarei curioso di vedere cosa ne pensate anche voi, di condividere questa cosa con voi. Va bene, passo al video, perché il video è già fatto. Ah, ecco, un'altra cosa naturalmente. Se facciamo questa cosa, non potrò naturalmente giocare e registrare in contemporanea. Tutto quello che vedrete sarà una sorta di telecronaca fatta da parte mia, sempre con la cam in un angolino, però in un secondo momento, perché comunque se tanto devo tradurre tutto quanto, ragazzi, sono un maschio, non so fare troppe cose insieme, quindi per cercare di fare un lavoretto fatto bene cercherò, cioè insomma lo farò un po' per volta. Va bene, vi faccio vedere quello che è saltato fuori. Ed eccoci qui ragazzuoli,
Ora comincio una nuova partita e metto Ivan, così avrete la certezza che è un lavoro che sto facendo io, che non sto fregando il progetto a qualcuno. Ivan, e via. Ed eccoci alla parte interessante, ragazzuoli. Ho tagliato l'inizio perché tanto questo non deve essere un gameplay, ma deve essere una sorta di documentario su questo progetto. Allora, qui si comincia. Io naturalmente ho tradotto solo le parti inerenti al testo alle parole che vengono dette dai personaggi. Non mi sono premonito di tradurre menu sotto menu. Ed eccoci. Così. Sono andato a prendere il font originale di Super Mario RPG, ma purtroppo non sono riuscito a dargli, o meglio sì, ho provato a dargli l'alone bianco intorno al testo scritto, ma veniva fuori una cosa, non mi piaceva, non era fedele all'originale, quindi ho preferito lasciare il testo così. Naturalmente non ho tradotto i menu perché comunque sono delle cose che compaiono talmente rapidamente, non inerenti alla trama, che ho preferito lasciarli così. Veniva veramente una cosa troppo eccessiva. Ecco, jump, dai, si capisce che è salto, fire, fuoco, attack, special, quello si capisce. Dunque, io non sto tenendo, cioè non sto facendo una traduzione perfetta e letterale. Qualche cosa la sto un pochino riadattando, come ad esempio, ecco, qui diceva vieni anche tu Mario, una cosa del genere. Qui diceva combatti Mario, combatti, e io ho cercato di farla un pochino più personalizzata, ecco, becca di questo. Poi chiaramente può piacere come non può piacere, ragazzuoli, non stiamo facendo un lavoro puro e fedele al 100%, stiamo cercando di dare un po' di spessore a questo gioco, a un grande gioco che purtroppo sembra che non voglia tradurre nessuno, ci hanno provato, ma è un gioco che non si fa tradurre. Magari un giorno qualcuno lo farà. Comunque, per il momento io sto facendo così. È una mandragata, se vogliamo usare il termine, però ci sto mettendo anima e cuore. O perlomeno in questo primo video ci ho messo anima e cuore. Che poi, naturalmente, per applicare il testo, io sono dovuto andare a copiare anche la cornice di sfondo del testo in un momento in cui era vuota, in quelle poche frazioni di secondo tra una frase e l'altra che rimane vuota, l'ho riapplicata sopra allo sfondo originale, dopodiché ci ho incollato sopra il testo. Ora, in questa parte io sono arrivato fino alla fine del tutorial di Todd, per cercare di vedere anche i momenti in cui il testo si trova sopra, in cui si trova sotto, in cui la schermata di sfondo è un pochino più grande, un pochino più piccola. Ho cercato di fare un lavoro più pulito possibile. Qui intanto Mario vola, torna a casa. Ah, ovviamente anche la grafica sul gioco, ad esempio Pipe House, quella non vale la pena tradurla. Potrei anche farlo, solo che nel momento che lo schermo si sposta non sto lavorando sulla ROM originale, sto applicando delle cose in fase di montaggio a un video già completo, quindi ecco qua. Qui quando Todd ci parla già la schermata del testo è un pochino più grande, e infatti qui ne ho usata un'altra, ma penso non si veda, dovrebbe essere applicata bene. Anche qui Non ho mantenuto esattamente lettera per lettera quello che diceva Todd, ho riadattato un po' il testo, però comunque mantenendo il concetto originale, il contesto, non gli faccio dire cose completamente diverse. L'unica cosa che sono andato a modificare veramente è stato il tutorial di Todd, ho cercato di renderlo un pochino più dettagliato. Non serve, perché ormai, voglio dire, è un gioco che si conosce, però ci tenevo a fare una cosa un pochino fatta meglio. Alcune cose magari, ecco, devono essere interpretate, perché sono dette magari seguendo una certa mentalità che magari nella fase di traduzione risulta difficile, quindi per alcune cose mi dovrò arrangiare, però comunque, ecco, ho cercato di dargli una sorta di vita in più. Fallo spesso. E qui facciamo il salvataggio, andiamo a sovrascrivere un vecchio salvataggio che avevo cominciato
anni e anni fa. Qui stiamo giocando sul Super Nintendo Classic Mini. Questa era una piccola avventura che avevo ricominciato. Ma a suo tempo, ecco, ad esempio qui Fungo Lampada l'ho messo io. C'era una cosa simile. Ecco, forse, magari, ecco, anche i testi delle location non è che sia così importante tradurle, si capisce, insomma, Bowser Keep, Mushroom Kingdom, dai. Alt, chi va là? Ah, un trasgressore. La Sminty Gang. Tradotto la banda di Sminty. Dei ficcanaso come te. Ecco, anche ho cercato di fare il testo che continua, ne appare prima una parte sopra e poi una parte sotto. Cioè, chiaramente per fare non posso fare lo scorrimento, perlomeno non con il programma che sto usando. Ragazzuoli, vi ricordo che sono un dilettante, non sono un professionista dell'editing video, dell'editing grafico. Con i pochi mezzi che ho a disposizione io sto cercando di offrire un prodotto decente, un qualcosa che possa essere spero che venga apprezzato. Ok, nel frattempo qui noi torniamo alla casa di Todd, cioè a casa di Mario, a casa nostra, dove Todd ci sta aspettando. Dove è andato? Dove è finito? Ci sta aspettando dentro casa. Ai, lo scalino. E infatti stava affacciato alla finestra ad aspettare che tornassimo. Sei tornato in fretta, hai dimenticato qualcosa? No, e allora che succede? Testo spezzettato. E qui Mario gli fa vedere, mi mando, la caduta del ponte. Anche qui, ecco, la Bowser Keep, il castello di Bowser. Fantastico. Dobbiamo informare subito il cancelliere, sarebbe poi stato tradotto nel ministro, però la vecchia traduzione diceva il cancelliere. E poi mi piace cancelliere. Ok, qui partirà il tutorial. Dunque, ho saltato quello dell'uso degli oggetti perché tanto, ok. Poi HP. E qui otterremo un fungo, anche qui ho usato gli stessi caratteri, eccolo qui. L'ho ingrandita un po' perché non riuscivo a sovrascrivere tutto il testo, e qui ecco mi sono dovuto inventare, magari forse questa cosa la correggerò, una sorta di cursore che non è stato spostato, sono io che ho fatto vari screenshot del cursore che si muoveva. Dovevo parlarti di una cosa. Non ricordo alcune cose, ecco, vedi, qui ho messo la via fungosa, la Mushroom Way, magari la strada dei funghi, e beh, mi sembrava carino via fungosa. Allora, qui partirà il tutorial. E alcune cose le ho cambiate, come ad esempio, sai come usare i colpi a tempo? I colpi che? I colpi cosa? Mi sembrava simpatico. Ok, allora lascia che ti spieghi. Prima cosa, entriamo in battaglia. E qui ho modificato un po' di cose, rimanendo comunque fedele al concetto originale. Per iniziare, premi il tasto A. E fin qui ci siamo. Qui veniamo attaccati. Premi di nuovo A per attaccare. Bene. Qui lui diceva tipo aspetta un secondo, ora fai attenzione. Premi ancora A in questo punto qui. Darai un colpo aggiuntivo, anziché buon tempo, e quando riuscirai a farlo, infliggerai più danni. Ho cercato di dare un po' più di corpo alle conversazioni. Premi A adesso per difenderti dagli attacchi nemici. Benissimo, anche un po' più di enfasi. Questo ti aiuterà a limitare i danni degli attacchi nemici. Occhio però, non funziona sempre. Che poi in realtà in fase di traduzione... Ah, ora premi Y per un attacco speciale. Invece diceva solo, ora prova l'attacco speciale. E anche qui, in questo punto, premi di nuovo Y. E il tuo attacco sarà più potente. Un vantaggio di questo... Ah, imparerai nuovi attacchi combattendo ed accumulando punti esperienza. Questo magari per chi non ne avesse un GDR, vedi, li trovi nel menu... tasto X. Per chi non ne avesse i GDR sa che si fa esperienza combattendo. Buttaci un occhio, sono utili, e ci ho aggiunto una faccina. Cercando di dare un po' più di corpo. Una cosa vantaggiosa di quest'idea, intanto lui continuerà a parlare,
è che traducendo una ROM c'è un limite al numero di caratteri che si può usare e spesso bisogna troncare forzatamente delle parole, magari posizionarle anche male pur di farle entrare. Invece così facendo io ho un po' più di libertà, posso aggiungere quasi tutto il testo che voglio, posso modificare quello che voglio, e se l'effetto è apprezzato a me sicuramente farà piacere. E qui si partiva. Guadagni 3 funghi. E questo è quanto, ragazzuoli. Questa è la mia idea. L'idea del progetto che vorrei provare a portare. È un lavorone, è una cosa bella tosta. Io ci ho messo una notte intera a fare questa cosa. Certo, voi direte, vabbè, una notte, mica ci ho messo chissà quanto. Ok, però finisce così. Ragazzi, fatemi sapere, lasciatemi qualche commento. Io sto qui. Per il momento aspetto. Staremo a vedere cosa salta fuori. Nel frattempo aspetterò voi. Un abbraccio a tutti quanti.